Pronto? Sì. Buonasera, io sono l'avvocato Berardi, Anna Maria Berardi. Sì. Volevo fare due segnalazioni. Sì. Allora, la prima, intorno appunto a Perotti ci Sì. sono rifiuti, io vado a correre l'intorno con degli amici e un mio amico, collega, avvocato Rizzo, ha chiamato giorni fa l'AMIU per segnalare questa cosa, appunto ci sono rifiuti da morire, cioè tantissimi rifiuti, Intorno al parco? intorno al parco di Punta Perotti, sì. E praticamente gli hanno risposto che avrebbero provveduto e non l'hanno Ma nel fatto. parcheggio di competenza AMTAB, chiedo scusa, Prego? nel parcheggio di competenza AMTAB? No, intorno a Punta Perotti, dove si corre? No, proprio Sulla. parallelamente alla ferrovia, Sì, no? esatto, tutto Ah, va bene. intorno. Allora Praticamente era ci per sono. capire, perché ho avuto altre Sì, ci segnalazioni. sono delle parti verdi anche dal lato destro dove c'è un campo incolto Sì, e ho lì capito, no, ho praticamente. capito, ho capito. Eh sì, niente, è stata avvertita l'AMIU, ma non è stato provveduto. Quindi, e poi l'altra Sì. segnalazione è in via Caldarola ci sono dei bidoni della spazzatura, in via Caldarola 12G, di fronte al vecchio deposito Dell'AMIA, dell'AMIU. sì. E ci sono praticamente soltanto tre bidoni e lì confluiscono tutti i condomini della zona, cioè sono pochi, non Tre riusciamo. cassonetti dell'indifferenziato, giusto? Sì, Quando dice tre c'è cioè quello bidoni. della carta, quello della plastica e l'indifferenziato, Cioè, quindi è però. un'isola ecologica formata solamente da un bidone per ogni singola frazione. Sì, però sono vari condomini, cioè via Carabinieri del Conte, via Caldarola, via dei Bersaglieri, tutti confluiscono in quell'unico bidone. Quindi si crea il macello per terra anche. Va bene, vediamo di potenziare per via Caldarola, perché verifico quanti bidoni erano prima. E Eventualmente, come siccome quella mai zona è ce ne anche della sono di raccolta meno? differenziata, quindi dovrebbe essere anche quello della frazione umida, anche là con la chiavetta dobbiamo farlo. Per Punta Perotti vediamo di prevedere, ho capito, il lato ferrovia. Sì, Vediamo di dove far poi intervenire. effettivamente ci sono tantissime persone la mattina e il pomeriggio a fare Sì, jogging, no, quindi ma le vedo pure è io, molto perché frequentata come zona. le vedo È pure io, molto quindi. frequentata, giustamente la gente Sì, che va a no, correre non giustamente. vuole inciampare nei rifiuti. La segnalazione ci sta. Grazie mille. Invece, Presidente, prima parlava della convenzione che vorreste mettere su sulla questione terreni abbandonati, cioè parlava di telecamere di videosorveglianza, di che cosa si Sì, è un tratta? progetto che la ripartizione in mente ci ha proposto, credo che abbiamo trovato i finanziamenti, credo 200.000 euro, di individuare, diciamo, i punti delicati, i punti critici dove di solito i cittadini incivili hanno l'abitudine di lasciare i rifiuti, abbandonare i rifiuti, di monitorarli anche con una telecamera al fine di prevenire, ma comunque di individuare i responsabili, sanzionarli per eliminare questo fenomeno che purtroppo è un fenomeno che interessa parecchie zone della città. Avete già in mente qualche zona? Più Sì, l'abbiamo in mente. o meno ce lo può accennare, dai qualche Credo anticipazione che ci se. sia una zona alle spalle del circolo tennis, che c'è una strada che Sì. avevamo individuato, via Vassallo, che abbiamo dei fenomeni anche segnalati dai cittadini. Credo che lo potremmo fare anche nella zona di Loseto, perché ci sono parecchi treni abbandonati proprio di fronte a quella chiesa che avevamo individuato. Quindi alcune zone le stiamo verificando e le stiamo monitorando. Perfetto, quindi magari le È segnalazioni che ovvio, ci nei limiti dei arrivano, costi, perché naturalmente, purtroppo che poi è un progetto con 200.000 euro, 200.000 sì, euro. è più che altro, penso, il Speriamo di avere più simbolo. risorse economiche. Noi speriamo che i cittadini rispettino determinate regole, così eviteremo le risorse economiche e potremo investire in altro. Certo, anche perché le telecamere di videosorveglianza contro i vandali e contro gli incivili costano, Costano e sempre, quindi voglio dire, purtroppo costano. non è semplice. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, salve. Salve. Innanzitutto grazie a Telebari che dà l'opportunità veramente di ascoltare noi cittadini che purtroppo non abbiamo l'opportunità di far vedere che cosa succede per le strade o per le vie. Anche buono le telecamere, volevo dire al Presidente. Buonasera Gra Presidente. gra Buonasera. intanto gra la ringrazio, diciamo, del No, ringraziamento. vabbè, non, anzi è per voi veramente che l'AMIU o chi che sia interviene facendo le telecamere e anche sono buone per le persone che hanno, non per gli animali, perché amo gli animali, sia io che mia moglie amiamo gli animali, però per la maleducazione, io telefonai 2 settimane fa anche alla dottoressa Maugiri, Sì. io chiamo dall'Orsito, mi volevo collegare alle due persone, Che hanno io chiamato prima, abito, sì. sì, abito proprio di fronte alla chiesa, precisamente in via Minervini numero 8, è una strada veramente che il condominio proprio fa schifo. Veramente, Presidente, me lo faccia dire, ma
cioè passa la sera a mezzanotte, mezzanotte e mezza, il sabato non passa la ruotatrice che però passa, non passa da questa via, passa diritto, cioè verso le campagne, dove ci sono quelle campagne. Ma cosa passa? A cosa si sta riferendo? Perché ci sono parcheggiate le macchine, giustamente, delle persone che abitano in questo civico, uh-huh. Però ci sono grosse macchie di pipì, di tutto e di più. Io non ma lei so. Parla dello spazio, di cosa sta parlando? Della fare una pulizia, di fare una pulizia a questa benedetta strada via Minervini, perché si, a prescindere dal fatto che vicino al condominio si sente puzza di pipì e ce la portiamo nelle case, cioè proprio si, almeno di visionare che ci sono queste benedette chiazze, far togliere le macchine la sera e far passare almeno la spazzatrice da tutta questa via. Chiedo un intervento di pulizia un po' più profondo. È veramente indescrivibile. E lo spazzino la mattina cioè non viene proprio qua, a prescindere dal fatto. Lo spazzino qua non si vede proprio la mattina. Va bene, magari si può avviare con una verifica sulla strada. Lo verifichiamo, poi vediamo, ma dovrebbe essere che fa parte anche via Minervini di Baia Pulita. Però vediamo se riusciamo a fare anche qua un lavaggio straordinario, però la questione è che con gli lavaggi straordinari non risolviamo il problema, perché se ci fosse un po' più di senso civico, gli interventi che noi facciamo sarebbero sufficienti a garantire almeno dignitosamente la pulizia della città e delle vie. È ovvio che adesso interveniamo, eventualmente procederemo anche a segnalare sia ai vigili urbani sia anche alla questura se vedono qualcuno, diciamo, gente che staziona senza fissa dimora, che ha questi problemi, anche per da segnalare, in modo tale da evitare questi problemi purtroppo di igiene, che noi riscontriamo anche nelle piazze del centro città. Sì, anche se voglio dire, mi sembra che il cittadino se la prendesse proprio con i residenti del quartiere. Intanto, Presidente, proprio la scorsa settimana, per esempio, visto che parlavamo di centro città, è stata pulita in maniera radicale Piazza Risorgimento. Sono state anche cancellate le scritte con le bombolette spray, la piazza in cui si trova la scuola Garibaldi. Sì, sì, sì. C'è un macchinario speciale che voi utilizzate per la pulizia delle basole? Il macchinario che noi abbiamo acquistato, cioè che abbiamo acquistato questo agosto per fare le pulizie, abbiamo provato nella città vecchia in corso di Tre Emanuele, che ha avuto ottimi risultati. Adesso l'abbiamo esteso per piazza di Risorgimento, ma faremo tutte le piazze della città, la piazza di Carbonara, in modo tale faremo un calendario in cui questo macchinario andrà a fare delle pulizie. Ovvio che sarà, noi cercheremo di farlo una volta ogni 15 giorni la pulizia. Questo macchinario dà ottimi risultati perché fa diventare bianco tutta la pavimentazione. È ovvio che chiediamo ai cittadini un po' più di attenzione per evitare che dopo qualche giorno siamo appunto a capo. Ancora un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buonasera, sono contenta che sia riuscita a prendere la linea. Ah, ecco. Comunque, io abito a San Pasquale, la zona di Via dei Mille. Sì. Sì. Dunque, altre volte non c'era il signore, che non so come si chiama. Grandagliano? Sì. Però ho annunciato questa cosa ad altri, c'era altre persone comunque. Va bene. La storia è questa, che nei cassonetti di Via dei Mille e via Trento, che ci sono le salumerie, loro che fanno? Mettono i cartoni negli cassonetti. Allora io non faccio altro che passare da vicino, prendere i cartoni, metterli per terra, perché almeno non mettono le immondizie, le buste di immondizie fuori dal cassonetto. Sì. Ecco, non si potrebbe fare un avvertimento ai negozianti, alle salumerie, che i cartoni li devono piegare e metterli a fianco ai cassonetti? Ecco, grazie per la segnalazione. Perché effettivamente ci sono molti piccoli negozi, perché per esempio via Lattanzio, che è una zona che io conosco, lì ci sono supermercati più grandi che solitamente raccolgono i cartoni a parte e poi passa l'operatore. La signora esattamente descriveva le modalità di raccolta differenziate degli imballaggi da parte degli esercizi commerciali, quelle di piegarli e posizionarli a fianco ai cassonetti per il ritiro che avviene ogni giorno. Noi stiamo procedendo a un controllo a tappeto di tutti gli esercizi commerciali per procedere a una raccolta differenziata per tutti gli esercizi commerciali e ricordare tutte le regole da osservare. Dopo questo passaggio che abbiamo iniziato dai fruttivendoli, dai supermercati
è ovvio che faremo aspettare, faremo passare i nostri ispettori, ove mai ci fossero violazioni saranno tutte sanzionate. Naturalmente questo riguarda sia i piccoli che i grossi esercizi commerciali, tutti indistintamente. Indistintamente. E siamo in chiusura anche di questa puntata. Salutiamo e ringraziamo il presidente Gianfranco Grandagliano, che troveremo qui con noi ancora tra due martedì, e vi daremo sicuramente riscontro delle vostre segnalazioni. Sì, saremo per venire il riscontro delle segnalazioni. Grazie a voi e saluto tutti i telespettatori. Invece voi restate con noi, perché l'informazione su Telebari continua. Restate con noi.